È la diretta conseguenza di una tiroide troppo attiva e che produce ormoni tiroidei in eccesso, anche quando non ce n'è realmente bisogno. In altre parole, si ha ipertiroidismo quando la ghiandola tiroide produce una quantità di ormoni tiroidei superiore alle esigenze dell'organismo. L'ipertiroidismo è uno dei disturbi endocrino-metabolici più diffusi, insieme al diabete. Può insorgere a qualsiasi età, tuttavia è particolarmente frequente tra i soggetti di 20-50 anni di sesso femminile e tra gli ultrasessantenni. Secondo alcune indagini statistiche, negli Stati Uniti, colpirebbe 1,2% della popolazione e sarebbe conseguente al morbo di Graves in ben il 50-80% dei casi. In Italia, interesserebbe 1,22% della popolazione e avrebbe un'incidenza sulle donne di almeno 3-4 volte in più rispetto agli uomini. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Per lo svolgimento corretto di tutte queste attività regolatrici, la tiroide ricorre a 3 ormoni, che lei stessa produce e riversa nel sangue. Questi 3 ormoni sulla cui produzione giocano un ruolo determinante l'ormone ipotalamico TRH e l'ormone ipofisario TSH sono la triiodotironina, detta anche T3, la tiroxina, detta anche T4, e la calcitonina. La doppia capacità di produrre e immettere ormoni nel torrente circolatorio è fondamentale per far rientrare la tiroide nell'elenco delle ghiandole endocrine del corpo umano. Un medico prescrive 1 o più esami della tiroide nel momento in cui è alle prese con un individuo che lamenta ed esibisce i classici sintomi di una malattia della ghiandola tiroidea. Calo del peso corporeo, a dispetto di un aumento dell'appetito e del cibo consumato. Eccessiva sudorazione, cute calda e vellutata, e intolleranza alle alte temperature. Aumento della frequenza cardiaca, aritmie, palpitazioni, ipertensione e ipertrofia del ventricolo sinistro. Ansia, nervosismo, irrequietezza, fatica mentale e insonnia. Fiato corto, astenia, debolezza muscolare, aumento della frequenza respiratoria e tremori alle mani. Occhi sporgenti, gonfi e rossi, dolore oculare, sensibilità alla luce, visione doppia e riduzione della motilità oculare, oftalmopatia di Graves. Capelli fragili, fini e sottili. Calo della fertilità e del desiderio sessuale. Anomalie del ciclo mestruale, flussi ridotti o assenti, nelle donne, e ginecomastia, negli uomini. Diarrea. Gozzo. Gli esami della tiroide sono i controlli diagnostici che servono a stabilire lo stato di salute, anatomia, funzionalità, anomalie eccetera, della ghiandola tiroidea. L'elenco degli esami della tiroide comprende gli esami visivo e palpatorio della tiroide, la quantificazione dei livelli ematici degli ormoni tiroidei T3 e T4 nonché dell'ormone ipofisario TSH, l'ecografia tiroidea, il test degli autoanticorpi tiroidei, la scintigrafia tiroidea, la gobiopsia della tiroide. Stai cercando l'endocrinologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Human Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Human Innovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!